I numeri, no, i numeri nel senso prima non bisogna mai guardarli, bisogna guardarli dopo eventualmente. È chiaro che fare una partita, io credo che noi dobbiamo passare dalla prestazione, no? E quindi se centriamo la prestazione possiamo pensare anche di centrare un risultato importante. E quindi è questo che stiamo ricercando, no? Siamo alla terza gara in una settimana, non possiamo guardare alla vittoria di una gara se non passiamo dalla prestazione, dalla capacità anche di soffrire, e quindi anche le assenze che abbiamo devono essere una spinta motivazionale importante, perché credo che nelle difficoltà ci sarà spazio per qualcuno che non ha giocato di farsi rivedere, e quindi andiamo a prendere anche queste motivazioni che sono importanti. È anche un po' una sfida nella sfida, no? Nelle ultime 17 partite solo il Carpi ha fatto gli stessi nostri punti e solo il Vicenza ha fatto più punti di noi, no? Quindi li affrontiamo in serie, prima il Vicenza e poi il Carpi. È sicuramente per noi anche, come ho detto prima, una sfida nella sfida, no? Però, ecco, ripeto, sappiamo che affrontiamo due squadre importanti, ci tocca subito il Vicenza che viene da un momento straordinario, perché quello che ha fatto il Vicenza nelle ultime 8-9 partite è qualcosa di incredibile, però anche noi veniamo da un momento propizio, no? E quindi dobbiamo cavalcarlo, dobbiamo andare in campo con coraggio, con rispetto dell'avversario, ma interpretando la partita con grande intensità, sia fisica che mentale. Non c'è nessun confronto, si parla di un tecnico che io stimo molto, e quindi ho letto anche dalle sue righe che torna senza rancore, poi devo dire le volte che ci siamo incontrati mi ha sempre parlato bene di Pescara, quindi è chiaro che lui ci terrà a far bene, ma anche noi ci teniamo a far bene. Per il resto, grande professionista, ecco, lo saluteremo tutti con grande piacere.